Si colora di bianco-blu la notte al Santa Lucia di Cesa con la vittoria del Mozzigliolo nella finale della Coppa Provinciale di terza categoria. I cortonesi avevano di fronte il San Marco per una sfida inedita almeno in questa stagione, visto che il Mozzigliolo da quest'anno milita nel campionato senese e gli aretini in quello interprovinciale, che vede impegnate le formazioni di Arezzo e Firenze. La partita non ha regalato particolari emozioni nel primo tempo, con il Mozzigliolo e il San Marco intenti a studiarsi, abbottonati e quasi mai pericolosi. La ripresa si apre con un San Marco più disinvolto, i gialloblu cercano di sbloccare l'incontro ma nel loro momento migliore subiscono il contropiede che vale il gol del vantaggio dei cortonesi, accompagnati al Santa Lucia dal tifo incessante dei propri sostenitori con tanto di fumogeni, trombe da stadio, striscioni e cori. Il San Marco prova a scuotersi, trovando anche il gol del pari, poi annullato per offside. Scongiurato il pericolo, il Mozzigliolo trova il raddoppio e nei minuti finali chiude il match, siglando il 3-0 con il San Marco che chiude in inferiorità numerica. Buona partita, giocata con una bella cornice di pubblico che ha impreziosito la prova del Mozzigliolo, che adesso rappresenterà la delegazione di Arezzo alla fase finale di Lucca.